Sono Isabel Turull, insegno lingua catalana alla Sapienza di Roma ormai da parecchi anni e desidero parlarvi della Catalogna. Ho scelto un grande personaggio della nostra storia, un ammiraglio a cui è dedicata una delle principali strade dell'Eixample di Barcellona, proprio accanto al Passeig de Gràcia. Ma questo personaggio, come ho scoperto quando sono arrivata per la prima volta a Roma, bisogna dire che ero molto giovane allora, non era veramente catalano, bensì italiano. Così, passeggiando un giorno nei dintorni del Vaticano, ho scoperto che esisteva un Ruggero di Lauria, io pronunciavo Lauria, che altro non era che il Ruggero degli Uria della strada dell'Eixample. Questo mi ha fatto pensare a tutti i legami che uniscono la Catalogna con l'Italia, e di cui forse non siamo abbastanza consapevoli, così che approfitto di questa occasione per parlarne. Siamo a metà del XIII secolo e Ruggero nasce a Lauria in Basilicata presso la corte sveva. Sua madre era infatti la nutrice di Costanza di Sicilia, figlia di Re Manfredi. Quando Costanza andò in sposa a Pietro il Grande, diventando regina d'Aragona, Ruggero e la madre si trasferirono a Barcellona al seguito di Costanza. Ecco il primo collegamento tra i nostri due paesi. Diventato poi ammiraglio della flotta del re, Ruggero compirà grandi gesta in tutto il Mediterraneo. Di queste gli italiani ricordano in particolare quelle contro gli Angioini durante la guerra del Vespro, o la conquista di Gerba di fronte alla Tunisia. Per i catalani, invece, una delle più importanti imprese di Ruggero è la battaglia delle formiche, in un punto bellissimo della Costa Brava. In questa battaglia troviamo tutti gli elementi dell'impresa eroica: poche navi catalane, piccole ma facili da manovrare, contro tante navi francesi, grosse e pesanti. L'ammiraglio che sfrutta la sua conoscenza della costa, gli isolotti chiamati formiche che diventano scogli micidiali e la meteorologia di fine estate con i venti termici che cambiano direzione durante la giornata. Un po' meno eroico fu il trattamento crudele e spietato che l'ammiraglio riservò agli sconfitti, ma di questo non parleremo ora. Ruggero appare anche nel Decamerone. In una delle novelle della quinta giornata, infatti, è lui che salva dal rogo i due sfortunati amanti Gianni e Restituta, colti a letto dal re Federico di Sicilia. Ruggero, infatti, convince il re che l'amore tra i due sia una cosa naturale e che pertanto non se ne debba sentire oltraggiato. E dice così: "Costoro, oltre a questo, sono giovani che lungamente si sono amati insieme e da amor costretti e non da volere alla tua signoria far dispetto, questo peccato, se peccato dirsi dee quel che per amor fanno i giovani, hanno fatto. Perché adunque gli vuoi tu far morire dove con grandissimi piaceri e doni gli dovresti onorare?" Così vediamo come il nostro ammiraglio potesse anche essere generoso e saggio. Questo personaggio che alla fine del 200 si muove nel Mediterraneo tra conquiste e vittorie navali, un uomo crudele e spietato, ma anche saggio e sicuramente scaltro e coraggioso, di origini italiane ma al servizio del re d'Aragona, rappresenta un mondo in cui non esistevano né passaporti né nazioni come le conosciamo ora. Era però un mondo dove in fondo riconosciamo i valori dell'Europa di oggi, in cui scienziati, intellettuali e professionisti si muovono da un paese all'altro in rapporto alle opportunità che loro si offrono. Ora bisogna dire che dal punto di vista di una filologa come me, l'interesse di questo personaggio risiede nella sua componente linguistica. Vediamo come ce lo descrive nella sua cronaca sui re della Corona d'Aragona, scritta tra il 1325 e il 1328, Ramon Muntaner. Anche lui dà nome a una delle strade importanti dell'Eixample vicino a Ruggero degli Uria. Se
Secondo Montaner, Ruggero fu l'opus perfect català che anc fos, cioè il catalano più perfetto che ci sia. Ma secondo il cronista, questa perfezione nella sua catalanità non risiedeva nel coraggio o nell'abilità militare dell'ammiraglio, bensì nel suo modo di parlare la lingua, il vel catalanesc. E così dice Montaner. Sicché in aquel temps se deia que el pus bell catalanesc del món era del dit en Roger de Llúria. E ancora più giù, parlando di Ruggero e di un altro personaggio. Vengren molt fadrins en Catalunya e nodrinen-se tothora amb lo senyor infant. En així apreseren del catalanesc de cascun lloc de Catalunya e del Regne de València, tot ciò que bon o vell era. E així, cascú d'ells fou l'opus perfect català que anc fos e ab l'opus vell catalanesc. Cioè, questi giovani italiani vennero da molto giovani appunto in Catalogna e impararono il catalano di ogni luogo, sia dalla Catalogna che dal Regno di Valencia, prendendone la parte migliore di ognuno. Così che diventarono i migliori catalani con la lingua catalana più bella.